Forse ci siamo. Oggi è 3 giugno, sono le 4:20 e siamo tornati da poco perché siamo stati al pronto soccorso perché il mio ginecologo oggi non era in studio. Mi ha fatto un monitoraggio, poi mi ha fatto la visita e sono dilatata di 1 cm. Poi mi ha fatto una manovra e mi ha detto che secondo lui entro questa sera dovrei partorire. Quindi sono un sacco agitata, emozionata, non ci sto capendo proprio nulla. E ci hanno detto che comunque il peso è intorno ai 3,9 kg, dovrebbe essere di 1,54 cm, quindi anche Maria Sole sarà una bella pupa come Alessandro, anche se io non ci giurerei, secondo me anche lei sarà sui 4 kg. Ma questo papà che dice? Dico che avrò un secondo gioiello. Ma sei emozionato? Fino a poco fa diciamo che ancora non realizzavo, no? E adesso sto cominciando a sentire la tensione. Ma sei pronto per sostenermi? Quello sempre. Anche se non sono pronto, per te sono pronto per tutto. Non posso garantire sullo stato in cui ritroverai la casa. Perché No, dai. noi abbiamo la predisposizione genetica, io e Alessandro, di fare casini. Lo mangio, papà. Ale. Oggi siamo a 40 più 6 e ancora non si vede sole. Quindi oggi, non lo so, si partirà con una nuova camminata, fa un po' di scale, speriamo bene. Ma secondo voi questa sera sarà la notte giusta? Abbiamo mangiato ananas. Di Venezia. L'ananas fresco, te l'ho cavato più di una volta, bello, tagliato, fresco. Ci abbiamo il sottofondo, però tutto Abbiamo regolare. fatto le scale, abbiamo camminato tanto, lui si è dato da fare, infatti vedete, è un uomo distrutto. Cioè, io mi do da fa comunque, non mi vedete così, eh. Sono distrutto, ma il mio dovere lo porto a termine. Dai. E Maria Sole, che ha deciso? Esci. Esci, Siamo basta, stanchi, non siamo ce la facciamo esausti. più. Speriamo che stasera. Oggi è 6 giugno, sono, che ore sono? Sono le 11:30 circa. Sono le 11:30 e dalle 6:30 sono entrata in travaglio. Aspettate che sono un po' emozionata. Comunque domani avrebbero dovuto ricoverarmi perché dovevano insomma indurmi il parto. Fortunatamente Maria Sole ha deciso di darsi una mossa. Mi sembra anche giusto visto che oggi stiamo a 41 più 1. Ieri sera ho perso il tappo e adesso ho le contrazioni ogni 7 minuti. Quindi speriamo che riesca a fare questo pezzo perché poi magari mi arriva la contrazione e mi fa malissimo. Sono molto contenta perché in primis mi sono evitata l'induzione, anche se ancora non è detto, perché mai dire mai, può darsi che non mi dilato come è capitato con Alessandro e quindi poi magari devo fare l'ossitocina. Però, ecco, in primis sta andando tutto in maniera naturale, poi perché il travaglio è iniziato di giorno, quindi almeno ieri sera ho riposato, e poi perché posso trascorrere la maggior parte del tempo a casa, in serenità. Quindi quando le contrazioni inizieranno ad essere ogni 5 minuti regolari, dovremo andare in ospedale. Mamma mia, che faccia gonfia, si vede proprio che devo Mamma mia. partorire. Lui non è che ha dormito tanto perché ieri sera gli ho detto che ho perso comunque il tappo e... Stamattina 5:30, sveglia, corri al lavoro. Alle 8:30 mi arriva la prima telefonata di Marzia. Anzi, in realtà alle 6:40 la prima telefonata. Monitoriamo, monitoriamo. E alla fine io verso le 9:30-10 decido di chiamare un collega. Guarda, per favore corri perché devo correre a casa. Entro questa sera dovremo averla tra le nostre braccia. In tutto questo, il nostro Sta gioiellino. giù con mia mamma e poi che carino quando l'ho portato giù. Ma mamma è triste e io ho dovuto spiegare tutto quanto. Lui fa, sei triste mamma, triste Alessandro, mi ha detto. No. E poi gli ho spiegato e ha capito tutto quanto. Che poi dobbiamo pure dare il regalo a mamma perché poi quando faremo la videochiamata lui darà il regalo Ah, il che... regalo di Maria Sì, Sole. sì, Aspetta, sì. intanto lo prendo, E ci vediamo dopo perché mi sta partendo la contrazione. Piano, piano, piano. Bellissimo. Piano. Speriamo che facciamo in tempo. Cioè, i dolori proprio che mi spaccano la schiena. Non ce la faccio. Speriamo che riesco a fare epidurale. 6:30 che c'hai contro. Però ce l'avevo ogni. Ma non ce l'avevi così. Ce l'avevo ogni 10. Sai che se io mi potessi prendere No, il tranquillo. dolore, me lo prenderei. Purtroppo il Padre Eterno ha deciso che è la donna che E deve meno male. Ascoltami un attimino, fa conto che questa è la testa del bambino, questo qua è il collo dell'utero che all'inizio è chiuso e poi si apre tutto quanto. Adesso
adesso è tipo così, okay. Capito? Nel senso che è quasi scomparso del tutto, c'è un piccolo bordino, quindi io immagino che con le prossime contrazioni c'è da completamente, capito? Quindi non mancherà tanto. Tempi precisi, però insomma voglio dire, più come dilatazione è fatto, sono le 10 minuti o mezz'ora, certo. Onestamente non lo so, però ognuno è diversa, però insomma sicuramente siamo avanti. Forse un po' giocato. Sì. Mi ascolti Cristian? Se agita un po' troppo, è questione di poco, Marzia. Tutte volte che guardo mi viene da piangere. Sei stata forte, molte volte. Quanto ho sofferto pure io, mamma. Tutto senza epidurale. Però ti senti poi invincibile dopo. Mi hanno detto infatti che ti hanno visto proprio... Sì, ma loro non lo sanno che io soffrivo per te, non è che per me stesso, capito? Com'è la vista d'incidetta? Che nessuno da nera come il tuo papà. La stessa canzone del papà si è aspettato il tuo fratello. Allora mi chiamo Maria Sole, peso 4 kg, mangio come un'orsetta. Grazie a Dio, grazie mamma. Ti racconto un po' come è stata questa nuova esperienza. Allora, diciamo che nel complesso sono molto soddisfatta. Perché è andato, diciamo, tutto come volevo. In primis sono contenta perché ho trascorso praticamente la maggior parte, anzi tutto il travaglio a casa. Sono arrivata in ospedale che ero dilatata di 7 cm, quindi non c'è stato tempo per fare l'epidurale. E dopo 2 ore, da quando sono arrivata in ospedale, ho partorito. La prima mezz'ora, diciamo, è andata più o meno come quando stavo a casa. Invece l'ultima ora e mezza ho sofferto tantissimo. E l'ultima mezz'ora pensavo proprio di morire. Chiaramente non avendo fatto l'epidurale, il dolore insomma nella fase espulsiva è stato una cosa pazzesca, tremenda, però allo stesso tempo è stata un'esperienza diversa. Dopo il parto insomma ti senti bene, ti senti forte. Per quanto riguarda il postparto, momentaneamente mi sento un pochino meglio rispetto a quando ho partorito Alessandro. Mi hanno messo soltanto 2 punti. E diciamo non provo tanto fastidio quando mi siedo, cosa che invece con Alessandro avevo proprio fastidio. Maria Sole si è attaccata subito, per il momento c'è solo il colostro. L'unica nota stonata, come sapete, papà può entrare al momento del travaglio e può restare poi la mamma e la bambina 2 ore dopo aver partorito. Però la cosa brutta è che qui il telefono non prende, quindi sono molto in ansia per Alessandro. Sono uscita praticamente fuori dal reparto per poter parlare con lui. Lui è la mia più grande preoccupazione e mi manca tanto. Non vedo l'ora che sia domani, almeno posso uscire nuovamente dal reparto e sentirlo, perché qui veramente non prende, quindi non so cosa stia facendo, come sta. Questa cosa mi manda proprio in bestia. Ancora non ci posso credere. Poi prima ho visto Alessandro, mi è venuto da piangere. Qui purtroppo non prende il telefono, le giornate sembrano non passare mai. Ne approfitto per riposarmi un po' in questi giorni, visto che ne ho bisogno e ne avrò bisogno anche per i giorni a seguire. Sono uscita un attimo fuori dal reparto e mi sono vista con Alessandro e Cristian. Ogni volta che poi lo saluto mi viene proprio una stretta al cuore, mi sono anche messa a piangere. Infatti non vedo l'ora che sia domani, perché finalmente domani torneremo a casa. Alessandro conoscerà Maria Sole e tutta la mia famiglia, quindi sono felicissima. E adesso invece Maria Sole sta facendo la visita e vi faccio vedere le gioie del postparto, cose che mi ha portato Cristian: un paninazzo con la mortadella, buono. No vabbè, un panino col salame ungherese. È da una vita che lo sogno, è troppo buono. E poi, guardate, una super ciambella, che è più grossa di me. Ecco qui la mia cucciola. E come potete vedere qui è arrivata la montata lattea.
quindi ho il seno proprio che mi esplode. E questa notte avevo anche brividi di freddo, però insomma è normale. Cerco di attaccarla il più possibile, però allo stesso tempo è un circolo vizioso, perché più l'attacco e più si produce latte. Poi mi sono anche venute le ragadi, quindi tutte le volte che si attacca fa male, soprattutto perché ho delle contrazioni. E tutte le volte che ho le contrazioni mi ricordo il momento del parto, perché oggi conosceremo il fratellino.